Buongiorno, oggi mi trovo a Ouro Preto. Ouro Preto tradotto significa oro nero, sempre all'interno della Minas Gerais, è stata il Minas Gerais in Brasile. E perché si chiama Ouro Preto? Perché tanto tanto tempo fa avevano trovato una grossa, diciamo, giacimento di oro e da qui sono partite un sacco di miniere e dove lavoravano tra l'altro molti schiavi importati dall'Africa. Allora, qui a Ouro Preto si possono vedere diverse miniere ormai non funzionanti. Ad esempio, oggi sono qui a Mina da Passage. La miniera da Passage è una delle più grandi tra tutte le miniere che sono qui a Ouro Preto. Adesso entriamo e vediamo. Allora, vedete quel buchino lì? Quello lì è l'accesso alla miniera. E questo è il carretto che ti porta giù. Tutto omologato CE, ovviamente. E trainato da quella mega bobina lì. Figo, figo. Guardate intanto la lucertolona che c'è sopra quel blocco lì. Allora, praticamente la guida ci spiegava che l'oro si trova all'interno della roccia, non è visibile in superficie, quindi veniva estratta la roccia più o meno una tonnellata per 30 grammi, una tonnellata di roccia per estrarre 30 grammi di oro. E come veniva fatto? Beh, inizio credo martello e picco, ma dopo si sono un attimo evoluti con questi martelli demolitori a vapore. Veniva praticato un foro come quello lì, inserite la dinamite e fatto esplodere. E una volta esploso, tutti i pezzi venivano portati fuori dalla miniera per essere spaccati ulteriormente e estrarre l'oro, quindi una tonnellata di roccia, 30 grammi di oro. Che figata, praticamente, siccome la miniera adesso è allagata, parte dal quinto livello in basso, e si organizzano delle escursioni, diciamo, con i sub professionisti, hanno una visibilità fino a 50 metri. Ovviamente, ripeto, solo professionisti. Che figata. Tá brilhando aqui a pirita, minhas pernas. É totalmente inviável. Não compensa, tá vendo?
criar, você vê a quantidade de ouro que você vai gastar para o trabalhador. Vecchie attrezzature. Allora, ho capito questa cosa qui. Questa miniera qua, che si estendeva per lunghezza 30 km e profondità 750 metri, in realtà è tutta scavata dall'uomo tramite la dinamite, mentre quelle scavate a manina dagli schiavi si trovano a Ouro Preto più verso il centro. Trovo a vedere anche una di quelle lì. Una rappresentazione della miniera. Noi siamo qui su questa casetta qui, l'entrata. Vedete come scende giù. Qui è per esempio rappresentare rispetto al livello del mare. Poi abbiamo un sacco di fotografie d'epoca. Vedete qui i blocchi che venivano estratti in seguito all'esplosione. L'officina meccanica, il laboratorio. Abbiamo qui dei carotaggi. Bilance. Un vecchio carretto, bilance, strumenti per rilevamenti topografici, altri strumenti. Dopo la mina da passaggi, oggi mi trovo alla mina Docicorei, alle mie spalle. Qui siamo all'interno della città di Ouro Preto, dove ci sono altre miniere. Altre miniere piccole come questa qui, piccole nel senso di dimensioni, ma in realtà poi vanno in profondità, dove hanno trovato dell'oro e chi lavorava erano gli schiavi. Questa è solo una rappresentazione, ma questa miniera qui è particolare perché apparteneva a uno schiavo e la storia è un po' lunga su come è finita in mano a uno schiavo. Praticamente qui c'erano tanti schiavi che lavoravano e avevano importato dal Congo diversi schiavi, tra cui questo signore che si chiamava Cicorei, che in realtà era un personaggio importante già in Congo nell'estrazione dei diamanti, quindi aveva già una conoscenza tecnica avanzata sui processi estrattivi. E cosa è successo? È stato importato in Brasile come schiavo, ma nel transito con la barca c'è stato un problema alla barca e c'era bisogno di alleggerire il carico. E cosa hanno scelto? Il capitano ha detto: ok, dobbiamo alleggerire di tutto quello che non ci serve. È brutto a dirsi, ma questa è storia. Ovviamente le donne, i bambini e le persone con mobilità ridotte sono stati buttati a mare, tra cui la mamma, la moglie e i figli di questo Cicorei. Questo Cicorei però, nonostante quello che aveva passato, è sempre rimasto molto devoto al suo padrone e quindi è anche riuscito nel tempo a costruire un rapporto quasi di amicizia. Cosa succedeva? Che venendo qui in Brasile, intanto ti puoi farvi capire, diceva la guida che è stato comprato a Rio de Janeiro e venire qui a lavorare erano tipo 2 mesi e mezzo di camminata. Ha visto com'era ridotto praticamente parte del suo popolo e altro popolo africano, ha detto no, non è insostenibile, e ha detto bisogna che in qualche modo ci togliamo fuori da questa situazione. E nel tempo, assieme a altre persone, cosa faceva? Nascondeva l'oro o tra i denti o nei capelli.
e quindi è riuscito a mettere da parte una certa fortuna. Che è successo? A un certo punto il proprietario di questa miniera, ha detto bisogna, sì, siccome stava diventando vecchio, ha detto se tu riesci a raddoppiare la produzione di questa miniera, te la lascio. E che è successo? Ovviamente era un traguardo impossibile, ma siccome aveva messo da parte tanto oro rubando, diciamo, mettendolo da parte, nascondendolo, nella produzione successiva ha introdotto quest'oro, quindi è riuscito a raddoppiare la quantità e alla fine è riuscito a prendere in mano questa miniera. E da lì poi è diventato ricco e ha liberato una cosa come 2000 schiavi. Fate conto che in questa miniera qua, inizia la guida, lavoravano da 80 a 100 schiavi, un'aspettativa di vita che arrivava a 30, massimo 40 anni. E cosa c'era? Che ogni giorno poi se moriva qualcuno, facevano tipo la conta, ok, sono morti 5, ne rimpiazziamo altri 5. Funzionava così all'epoca. E con i soldi, tra l'altro, con cui uno ha liberato alcuni altri schiavi, e ha anche costruito una chiesa alla Madonna Vergine, quella nera, che non mi ricordo il nome. E altra cosa interessante, questa signora qui era la proprietaria, che purtroppo è venuta a mancare a 103 anni, e non sapeva in realtà quando hanno comprato praticamente questo lotto di terreno, non sapeva della mina. La mina era già chiusa da 100 anni e andavano già in cerca, e poi hanno fatto delle ricerche, insomma, e hanno collegato che questa fosse la mina appunto di Cicorei. E qui un piccolo tributo. Spiegava la guida Diego, la guida qui, grande, che è questo buchetto qua che c'è nella galleria, noi siamo entrati da lì. Praticamente lo schiavo cosa faceva? Metteva quello che trovava di oro, lo metteva qua. Se c'era oro, lo schiavo aveva da mangiare. Se c'era poco oro, metteva la metà di oro, aveva metà da mangiare e così via. Quindi o lavorava duro e veniva fuori oro, quindi in realtà doveva avere anche un po' di fortuna, se no niente, niente comida. Altra cosa, questo è tutto scavato a mano, scalpello e martello, e 12-14 ore al giorno, da che entravano non era permesso uscire. Non c'era ovviamente elettricità, quindi non c'erano queste lampadine, e c'erano delle torce che funzionavano con olio di balena. Guardate qua, praticamente, guardate l'altezza, cioè io sono così, così riesco a stare in piedi qua. Ma ovviamente c'erano schiavi bambini, ovviamente, che entravano in questi tunnel qua, pazzesco che è, mamma mia. A gattoni ci entri dentro. Occhio cabeça. Argilla. E veniva utilizzata anche per la colorazione delle chiese. Agaccia bene. Aquí el segundo andar, segundo nivel. Aquí el segundo, ¿eh? Entonces, Roberto, cuando ellos encontraron este cuarzo, este estaba lleno de oro. Così, che storie, ragazzi. Cioè, pensate, no? Passare 12-14 ore al giorno lì dentro con un'aria assurda, senza bagno, scalzi, lavoro duro, non facile, non facile. Guardate qui che belle queste carpe coil, eh? E che grandi.
Non so perché lì ci sono anche i sette nani. Beh. Vabbè. E così si conclude la mia visita a Ouro Preto. Seguiranno a questo video un po' di spezzati, uno spezzatino di video della città dove ci sono un sacco di chiese, un sacco. Non ho ben capito perché, perché pure c'era tanto oro, c'era ricchezza e quindi alla fine c'erano tante chiese. O perché tante chiese che c'erano tanti schiavi e molti cattolici venivano qui a convertire la popolazione nera. Boh, non lo so. Comunque, video. Piccola nota tecnica prima di passare ai video di Ouro Preto della città, che questa visita qui all'interno della città di Ouro Preto, vedete la città di Ouro Preto qua, sono 50 reais, 9, più o meno 9 euro. Quella della mina di Passaggem era di circa 22 euro, più del doppio. Praticamente la mina di Passaggem è costata come l'oro, come l'oro. Vabbè, quindi boh, secondo me se dovete venire qui riservate le vostre spese per questa mina qui, mina Cicorei. E poi sono.